dottor Bartolomeo non dice niente, e di tutta la coalizione, di tutti i consiglieri comunali, quindi c'è bisogno della vostra attenzione. Buonasera a tutti, saluto prima di, oltre che salutare i tanti ospiti presenti, il Peppino Vibrante di Casori ieri oggi online, Fortunato Cirentino ormai fotografo ufficiale del candidato sindaco, Marcello Mastrobuoni di Casoria 2, Sonia Del Bacco di Casoria 2.it, Raffaello Rolasco di Cronica di Napoli, da qualche giorno fa parte anche lei della famiglia di Casoria 2. Voglio rivelarvi un arcano. Quando parlavo con Massimo, che sarebbe stato candidato sindaco in questa città, mi metteva a ridere, come sta facendo adesso, ed è stato molto più di un anno fa. Io qualche volta ho anche scritto che vedevo che lui, una figura giovane, e anzi forse l'unico giovane candidato sindaco, che ha appena 40 anni, è un giovanissimo. Io mi ispiravo molto al sindaco di Firenze, anche se dico pure di Buona Cinese, ormai è tutto centro, quindi caro Antonio Monti, tutti che parliamo più di collaborazioni politiche, è tutto centro. E poi mi ispiravo molto a quel sindaco, a Matteo Renzi, al sindaco di Firenze, tanto che la coalizione avversa a Massimo ha cercato anche di copiare questa idea che ho lanciato più di un anno fa, e gli antichi ci hanno insegnato che scritto Tamanet e Verba Holland, le cose che dico io le ho scritte, anzi spesso mi sono ripetuto, qualche volta mi hanno anche detto che ripetevo troppo spesso, io rispondo sempre in latino, repetita iuvant, quindi è anche, e non basta ripetere, purtroppo. Come più di un anno prima, all'amministrazione che ci ha lasciato, scrissi che sarebbero diventati assessori alcuni Canna e alcuni Occi. Sbagliai, tra virgolette, sbagliai l'urbanistica, poi tutti quanti che addentrano nella politica sanno quanto è misterioso quel settore e quanto è difficile accesso per chiunque, quindi viene da Napoli l'assessore all'urbanistica. Ma nemmeno chi sia Domenico Scilla, e questa è una cosa gravissima.
rappresentanti di tutte le sedi, promuovendo le competenze, bellissimo le competenze, alla parola meritocrazia, vero Antonio, a Piazza dei Plebisci, meritocrazia. Sono passati 39 anni, non si è verificato la meritocrazia. A discapito delle amicizie e di segnare il welfare locale, tenendo insieme il principio della sua universalità e la capacità di dare a chi per davvero ha bisogno, dare valore alla scuola che rappresenta nei fatti il primo luogo dove affermare una cultura del merito e delle pari opportunità. La canzone che vogliamo far emergere è la canzone migliore, quella che fa il proprio dovere, un'altra bella parola, quella che fa il proprio dovere. Specialmente chi si presenta all'elezione, al voto, chi chiede il voto, va a gestire la res pubblica, la cosa pubblica. La cosa pubblica vuol dire che appartiene al popolo, ai cittadini. In Italia non la hanno la cosa pubblica, immagini a casa. Quindi fare il proprio dovere, il senso civico, il senso etico, che è una grande vittoria per chi riesce a trasportare nelle idee, nelle mentalità, l'amore per il senso civico e il senso etico, l'amore per la città, e di fare il proprio dovere. E di assumere le proprie responsabilità, che vive la propria identità come risorsa materiale ideale per disegnare il proprio futuro. Questa ricchezza sociale deve poter trovare un ente locale che compie la propria parte, promuovendo qualità urbana e sicurezza, facilitando il movimento di persone, il traffico, avviando le necessarie evoluzioni amministrative e culturali per semplificare procedure burocratiche che oggi pesano in maniera irragionevole sull'economia reale. Sono un ottimista, dice Massimo, insieme a tutti i cantoriani possiamo cambiare. Io, Massimo diceva di leggere anche il programma, io non so se non voglio contegnare né essere l'unico, se tu mi dici di sì, lo leggo. Il programma sta qua, lo potete leggere, io mi permetto di suggerire alcune cose che da aggiungere il programma, caro.